Il testo argomentativo. Buongiorno seconda H, ben ritrovati. Quest'oggi, dopo tutta una lunga sequenza di lezioni dedicate nel corso di queste ultime settimane a letteratura, a grammatica, ai promessi sposi, cambiamo un po' argomento e torniamo per qualche minuto ad occuparci anche di scrittura, un'altra parte importante della nostra materia. Come sapete, nel corso del biennio, l'anno scorso voi, quest'anno noi insieme, ci si occupa di tanti tipi di testi diversi. Che cos'è un testo? Lo abbiamo detto tante volte. Un testo è un intreccio di parole, è un insieme complesso di parole che si pone un obiettivo, che ha un obiettivo da raggiungere. Se ricordate, credo proprio nel mese di settembre, nelle prime settimane di questo anno scolastico di seconda liceo, poco dopo che ci siamo conosciuti, vi ho proposto una sorta di classificazione generale delle cosiddette tipologie testuali. Ne ho trovata una simile in forma schematica, la lascio come immagine di sfondo della lezione. Noterete che di questa immagine sapete già quasi tutto. In alto a sinistra si parla del testo narrativo, sul quale avete sicuramente lavorato tanto in prima, l'anno scorso. In alto a destra si parla del testo descrittivo, e noi ce ne siamo occupati in tutta la fase centrale di seconda liceo. In basso a sinistra si parla del testo espositivo, e voi ogni giorno avete a che fare con testi espositivi. Penso ad esempio ai vostri manuali di scuola, delle varie materie che espongono una serie di informazioni su quella disciplina. Quest'oggi vorrei parlare dei contenuti che nello schema trovate in basso a destra, cioè del testo argomentativo. Se ricordate, già all'inizio dell'anno vi avevo anticipato che si tratta di un testo piuttosto tecnico e complesso e che dunque lo avremmo preso in esame soltanto negli ultimi mesi di scuola. Vi avevo anche detto che una tipologia testuale sulla quale si lavora poi tantissimo nel corso del triennio. Dunque, l'obiettivo di questa video lezione e della seguente, che realizzerò poi con calma fra qualche giorno, è quello di fornire una sorta di introduzione generale, spero schematica e funzionale, a questo nuovo argomento, scusate il gioco di parole, il testo argomentativo. Quest'oggi volevo richiamare la vostra attenzione su quattro punti fondamentali che vi ho schematizzato nell'indice della lezione che trovate sul lato destro dello schermo. Cercheremo cioè di definire che cosa sia un testo argomentativo, di fornirne alcuni esempi concreti che incontriamo nella vita di tutti i giorni, di capire l'importanza del suo destinatario, cioè della persona alla quale è destinato. E infine rifletteremo per alcuni minuti sulla struttura che dovrebbe avere un buon testo argomentativo, o, detto in termini scolastici, sulla struttura da adottare in un tema in classe di tipo argomentativo, come faremo peraltro nelle ultime settimane di quest'anno scolastico, applicando questa nuova tipologia di scrittura al lavoro che abbiamo fatto negli ultimi mesi con le lezioni sui promessi sposi. Poi, ripeto, ci tornerete su tante volte nel corso di terza, quarta e quinta. Cerchiamo di procedere con ordine e con sintesi. Partiamo innanzitutto dalla definizione. Come sempre, ogni volta che si affronta un argomento completamente nuovo, è bene aver chiaro innanzitutto il titolo, che cos'è un testo argomentativo. Vi propongo questa definizione, la leggo e poi la commento. Il testo argomentativo è un testo che si pone l'obiettivo di dimostrare la validità di un'idea per mezzo del ragionamento. Come sempre, una definizione ben fatta deve essere breve, compatta, essenziale, fatta di 4-5 parole chiave, che ho cercato di evidenziare col tono della voce. Ora la rileggiamo e cerchiamo di smontarla pezzo per pezzo. Allora, il testo argomentativo è un testo. Dunque, come sempre, tutti i testi è un intreccio, è un insieme di parole che deve essere dotato di senso compiuto e di una certa ampiezza. Attenzione, un testo argomentativo può essere molto breve o molto lungo, dipenderà ad esempio dall'argomento in questione. Comunque è un intreccio di parole, è un testo. Ha un obiettivo chiaro, evidente.
Qual è l'obiettivo? È quello di dimostrare, cioè di rendere evidente, trasparente quasi, la validità di una nostra idea. Potremmo dire di una nostra opinione personale, che chiameremo tesi. Come si fa a dimostrare che è giusto quello che stiamo affermando? Per mezzo del ragionamento. Potremmo dire per mezzo di un ragionamento logico, razionale, articolato, sensato, convincente, non semplicemente imponendo il nostro punto di vista agli altri, ma cercando di far capire bene loro perché abbiamo ragione dal nostro punto di vista. La ripeto un'ultima volta, vorrei che la memorizzassimo bene tutti, un testo argomentativo è un testo che si pone l'obiettivo di dimostrare la validità di una mia idea attraverso un ragionamento logico, razionale, pacato e intelligente. Proviamo adesso, secondo punto, a fornire alcuni esempi concreti, perché sennò, come sempre, le definizioni rischiano di essere un po' astratte. Sembra sempre che stiamo parlando di qualcosa di teorico e non di pratico o di realmente esistenti. Nella vita di tutti i giorni abbiamo a che fare con testi argomentativi, solo che non sappiamo che si chiamino così. Ho segnato tre o quattro esempi concreti, ve li propongo. Capita magari di sfogliare le pagine di un giornale, di un quotidiano. Si trovano tantissimi articoli diversi, articoli di cronaca, articoli di attualità, articoli di sport, articoli di politica. Molto spesso nei quotidiani, magari al fondo della prima pagina o al fondo di una delle prime pagine, laddove si parli di politica, c'è un commento, un articolo di commento scritto di solito dal direttore del giornale o da una delle firme più prestigiose del giornale stesso. Ecco, un articolo di commento politico è un testo argomentativo, cioè il direttore del giornale, un giornalista prestigioso del giornale, prova a dimostrare se, secondo lui, una determinata scelta politica, fatta magari da un politico il giorno prima, sia giusta o sbagliata, sia corretta o errata, sia da sostenere o da controbattere. Un altro esempio, vi sarà capitato di leggere delle recensioni, magari la recensione di un libro, di un disco di musica, di un film, di uno spettacolo, eccetera, eccetera. Una recensione che cos'è? È un testo argomentativo. Colui che ha letto quel libro, che ha sentito quell'album musicale, che ha visto quel film, vuole provare a dimostrarvi perché a suo avviso è un film valido, oppure perché è un film noioso, oppure perché è un libro intelligente, e così via. Può essere considerato testo argomentativo un intero libro che appartiene alla categoria dei saggi, lo specialista di una determinata disciplina, un esperto in materia, cerca di dimostrarvi perché, ad esempio, a suo avviso, la sua sia una disciplina fondamentale da studiare con attenzione. Ma l'esempio più concreto di tutti, e l'ho lasciato per ultimo, noi ogni giorno chiacchieriamo, discutiamo, parliamo con altre persone, producendo, magari senza saperlo, testi argomentativi. Una discussione, speriamo non troppo accesa, fra due persone, fra due amici, fra un genitore e un figlio, è un testo argomentativo. Perché? Perché quando si discute perché si hanno idee diverse. Io sostengo una cosa, tu sostieni una cosa diversa. Stiamo reciprocamente tentando di dimostrarci che abbiamo ragione noi e che l'altro ha torto. In sostanza, ogni volta che un dialogo, un testo, un libro si pone come obiettivo di dimostrare, detto banalmente, che io ho ragione e che tu hai torto, o viceversa, è un testo argomentativo. Come vedete dunque, ragazzi, non è nulla di astratto, non è nulla che studiamo semplicemente a scuola e che poi non c'è nella vita. Sono testi estremamente pratici che produciamo ogni giorno, magari senza sapere che si definiscano così. Chiudo questo secondo punto con una curiosità. Proviamo a fare l'etimologia, cioè a studiare l'origine, proprio della parola argomentativo. Come è ovvio in italiano, deriva dalla parola argomentare o dalla parola argomenti. A loro volta questi vocaboli risalgono, come quasi tutto il lessico italiano, al latino. In latino c'era un verbo il cui paradigma era arguo
arguis, argui, argutum, arguere, è un verbo della terza coniugazione dei verbi latini, il quale significava rendere evidente, dimostrare, dimostrare che una cosa è vera o falsa, un verbo molto tecnico, come vedete, e la conferma della definizione. Il testo argomentativo è tale se riesce a rendere evidente agli altri che la nostra opinione su un certo argomento è fondata e sostenibile. Ok? Chiariti questi primi due punti, un terzo breve punto di riflessione sul destinatario. Come ogni volta che si scrive un testo lo si indirizza a qualcuno, facciamo l'esempio di una lettera, di un'email. Se uno scrive un'email non la scrive evidentemente a se stesso, la spedirà a qualcuno. Come ogni volta che parliamo con qualcuno, non parliamo da soli, parliamo con un'altra persona, lo stesso vale anche nel caso dei testi argomentativi. C'è sempre un destinatario. Questo è un primo suggerimento, ragazzi. Quando si faranno dei temi argomentativi, bisognerà fin da subito aver ben chiaro chi è il nostro interlocutore, chi è la persona o chi sono le persone alle quali è destinato, destinatario, il testo che stiamo scrivendo o in generale componendo. Attenzione, si può parlare dello stesso argomento, della stessa questione, dello stesso problema con destinatari diversi e in quel caso il nostro atteggiamento potrebbe essere differente. Immaginate quando parlate dello stesso argomento o con me o con un vostro amico o con un vostro genitore o con una persona anziana, eccetera, eccetera. L'argomento è sempre lo stesso, il modo con cui lo affrontate, il tono che utilizzate, le parole che scegliete per farlo sono sensibilmente diverse. Quindi, occhio, quando vi assegnerò io o chi per me in futuro temi di tipo argomentativo, controllate sempre bene a chi siano indirizzati. Arriviamo al quarto e ultimo punto di questa prima video lezione sul testo argomentativo. Andiamo nel concreto, dal teorico passiamo via via al pratico. Qualcuno di voi potrebbe dire: sì, però, prof, in concreto, quando si tratterà nelle prossime settimane, nei prossimi anni, di fare dei temi argomentativi, cosa dobbiamo fare? Vi suggerisco di fare questo, di adottare una struttura piuttosto rigida, ricorrente, anche un po' ripetitiva se volete, ma funziona. Qui chiedo veramente a tutti alcuni minuti di grande attenzione. Ho provato a riassumere in 5 o 6 trattini, come faccio sempre, le parole chiave del discorso. Queste andranno memorizzate e soprattutto capite molto bene. Proviamoci insieme. Immaginiamo di essere in classe e che io vi detti il titolo di un tema di tipo argomentativo. Come potrà iniziare il vostro svolgimento? Potrà iniziare da una breve, brevissima, poche righe, enunciazione del tema in discussione. Cioè dovete innanzitutto dichiarare qual è l'argomento di cui vi accingete a parlare. Ovviamente potranno essere gli argomenti più disparati. Nella prossima video lezione vi darò degli esempi concreti, non importa quale sia. L'essenziale è che si parta da una breve enunciazione del tema in discussione, come a dire, in questa argomentazione stiamo per occuparci di questa tematica. Il secondo punto è assolutamente imprescindibile, fondamentale, non può mancare, ed è l'enunciazione della tesi. Attenzione, qui ci soffermiamo qualche istante sul vocabolo. Probabilmente a molti di voi la parola tesi fa venire in mente qualcuno che si sta per laureare. Capiterà magari anche a tanti di voi in futuro. La tesi è un libro che si scrive nell'ultimo anno di università per potersi laureare. Non stiamo ovviamente parlando di quello, è ancora un po' prestino per farlo. Che cos'è la tesi? In parole povere, è l'enunciazione della nostra idea, del nostro punto di vista, in parole povere della nostra opinione sul tema che stiamo per discutere. Facciamo un esempio, ipotizziamo che l'argomento in discussione sia la pena di morte. È giusta o sbagliata? La mia tesi potrà essere: io sono dell'opinione che la pena di morte sia giusta, corretta. Un'altra persona invece potrebbe enunciare la tesi: no, secondo me la pena di morte è completamente sbagliata, da eliminare in tutto il mondo. Vedete?
e la semplice enunciazione della nostra idea, che deve essere chiara, evidente, trasparente fin dall'inizio del tema. Anche qui basteranno poche righe, poche frasi per farlo. Questa si chiama tesi. Qui arriva la parte più difficile, terzo punto. Non basta enunciare la nostra tesi, non basta dire ho ragione io, la penso così. Un bambino ragiona in questo modo, noi bambini non lo siamo più. Dobbiamo individuare quelli che si chiamano argomenti, da cui il titolo del tema, testo argomentativo, tema argomentativo. Dobbiamo enunciare alcuni argomenti a sostegno, in difesa, a dimostrazione della nostra tesi. In parole povere, dobbiamo dimostrare al nostro destinatario, alla persona alla quale stiamo scrivendo o con la quale stiamo parlando, perché la nostra idea, la nostra tesi sia giusta, corretta, sostenibile. Su come trovare dei buoni argomenti diremo poi di più nella prossima video lezione. Per oggi ci accontentiamo di sapere che non basta enunciare la tesi, bisogna dimostrarla, cioè argomentarla, testo argomentativo. Ovviamente gli argomenti possono essere 1, 2, 3, 10, a seconda di quanti riusciamo a trovarne. Più ce ne sono di validi, non di pretestuosi, di validi, meglio è. Solitamente, dopo aver enunciato i propri argomenti forti, si fa un altro passaggio, l'enunciazione della antitesi. Cos'è l'antitesi? Beh, lo dice la parola stessa. Se la tesi è la mia idea, l'antitesi sarà il contrario della mia idea, quello che pensa il mio oppositore, per così dire. Pensate all'esempio della pena di morte. Io ho detto sono favorevole, l'altro ovviamente starà dicendo no, io sono assolutamente contrario. Uno potrebbe dire, ma scusa, per quale motivo devi perdere tempo ad enunciare l'antitesi? Sei talmente convinto ad aver ragione tu, che cosa ti interessa l'opinione dell'altro? Guardate il passaggio successivo. L'antitesi la si racconta, l'idea dell'avversario la si racconta per poterla poi confutare. Confutare cosa vuol dire? Smontare, distruggere, dimostrare che non è vera, dimostrare che è falsa. Se ci pensate, quindi, non è un passaggio secondario. Una volta che uno ha consolidato la propria posizione, può, fra virgolette, indebolire o distruggere la posizione dell'avversario. Immaginate veramente che sia una discussione fra due persone, quasi un duello verbale, per così dire. Poi come si conclude un tema di questo tipo? Beh, voi sapete che io molto spesso sono scettico sulle introduzioni e sulle conclusioni nei temi, perché molto spesso non aggiungono nulla, sono semplicemente un ossequio alla tradizione. Ma mi hanno sempre detto che nei temi c'è introduzione, svolgimento e conclusione, quindi dovrò fare anche la conclusione. Come sempre, la mia risposta è dipende, dipende dalla singola situazione. Secondo me le possibilità per concludere un tema di questo tipo sono tre fondamentalmente. Attenzione bene. Alla fine del ragionamento, alla fine del tema, uno può o ribadire, cioè riconfermare, il proprio punto di vista, come a dire, ho ragionato per una pagina o due, la mia tesi era proprio corretta, resto della mia idea. Oppure, caso opposto, ahimè succede molto raramente, aveva ragione l'altro. Ragionando su questo argomento mi sono reso conto che finora ho sempre sbagliato, non ci avevo capito nulla. Oppure, caso numero tre, che secondo me è abbastanza auspicabile e desiderabile, rimango della mia idea, ma con alcune modifiche. Mi rendo conto che aver parlato di questo argomento con un'altra persona è stato utile, anche lui mi ha insegnato qualcosa. Ero convinto di essere nella ragione al 100% e lui nel torto, in realtà eravamo 50-50. Io ho dimostrato qualcosa a lui in cambio ha dimostrato qualcosa a me. Come vedete dunque, è un tema e un testo al di là della scuola, il testo argomentativo, a mio avviso complesso sì, ma anche molto utile. Ed è un testo, mi verrebbe da dire, democratico, nel senso più profondo del termine. È un esercizio di democrazia. In una democrazia nessuno ha il predominio sulle idee. Ognuno è portatore di opinioni, sta però a noi dimostrare agli altri che le nostre opinioni sono corrette, sono valide, sono attendibili perché si basano su argomenti, cioè su esempi,
su prove, su testimonianze autentiche. Su quest'ultimo punto poi torneremo nella prossima video lezione. Ho cercato di essere il più sintetico e il più chiaro possibile, aiutatevi anche con gli appunti e con lo schema. Vi do anche un riferimento sul libro. Attenzione, sul manuale di grammatica. Sapete che nella seconda parte c'è una serie di pagine dedicate alla scrittura. Vi invito, vi esorto in questo caso, a leggere con attenzione le pagine 474, 475, 476 che contengono informazioni simili ma non identiche a quelle che ho trattato nella video lezione. Fra qualche giorno faremo un secondo momento di riflessione, via via più pratico e più concreto, e cercheremo di andare un po' più nei dettagli. In modo particolare cercheremo di capire che tipo di argomenti possano essere considerati davvero validi, come si debba organizzare il ragionamento e come si debba anche utilizzare un tipo di italiano corretto e magari anche gradevole alla lettura o all'ascolto. Ci siamo ragazzi, per il momento mi fermo qui. Ripeto, questi 20 minuti circa della video lezione credo che siano utili e preziosi per quest'anno, per fare l'ultimo veloce tema di fine anno, ma soprattutto per il futuro, perché ribadisco, nei prossimi 3 anni spesso in classe capiterà di fare temi di questo tipo. Vi ringrazio per l'attenzione e ci rivediamo, come di consueto, nei prossimi giorni. Buona giornata a tutti!